Amici telespettatori di Teleonda, benvenuti alla sesta puntata di Aspettando Pasqua, le ricette della tradizione gallipolina della Quaresima. Dovevamo rendere conto a voi telespettatori della cottura dei pupi e dei carduzzi, delle cotture e dei panari che abbiamo lasciati sospesi l'altra volta. Dietro alle mie spalle ci sono un carduzzo e la pupa cotti, un panaro e la cottura. E adesso con Ivana salutiamo il nostro pubblico che ci segue numeroso, ormai sei diventata una celebrità a Gallipoli, qualcuno sta facendo anche le ricette che noi proponiamo, hanno fatto tantissime le pupe di Carduzzi, hanno trovato squisita la ricetta, quindi noi adesso vi diamo conto della cottura perché vedete così giudicate, ecco, sono qua, vedete? Allora, la pupa pare proprio una pupa di Pasqua, perché si è gonfiata, è diventata proprio una bella pupa di Pasqua. Sì. Il gallo invece si è gonfiato un po' troppo, forse abbiamo messo poco di ammoniaca in più, perché sia la pupa che il gallo si sono gonfiati, perché io ho messo un pochino un uovo in più, un pochino di amore per far venire un po' di zucchero in più per far venire la pasta più buona, più saporita della solita pasta di pupa, non sapete niente. E però il risultato poi è questo, che è venuta un pochino sformata, però l'importante è che è buona, insomma, l'idea. Poi abbiamo qua un panaro e in più erano due le cotture, però in fase di cottura un uovo si è rotto, no? Mi hai detto, e quindi abbiamo scoppiato. È scoppiato e abbiamo dovuto toglierla dal forno e quindi ne è rimasta una sola. Questo è il risultato. Io intanto mi chiedevo cosa era la simbologia delle... No, io un attimo Luigi vorrei ridare la ricetta perché molta gente mi ha telefonato, mi ha chiesto perché trovandosi a metà della trasmissione, cioè quando ho acceso la trasmissione era già iniziata e non ha sentito la ricetta, le dosi della ricetta. Per quanto stiamo dando le dosi? Quindi per un chilo di farina. Per un chilo. Un chilo di farina più o meno viene fuori la pupa e il carduzzo. Quindi per un chilo di farina ci sono 300 g di zucchero, 3 uova intere, 100 g di olio, una bustina di vanillina e 15 g di ammoniaca. Oppure invece dell'ammoniaca e della vanillina si può mettere un lievito di per dolci, quello vanigliato. Poi si impasta con il latte, quello che serve per impastare. Se si gusta, se piace, si può mettere un pizzico di cannello, un pizzico di chiodo di garofano e la buccia grattugiata di un limone. Non bisogna esagerare con non questo esagerare perché poi con danno la molto cannella, sapore. Il chiodo di garofano se ne mette poca, poi dipende poi sempre dai gusti. No, stavo dicendo prima che tu mi interrompessi per la ricetta che io sono andato un po' sui miei testi, quelli che ho, non mi ero mai chiesto cosa significasse la pupa e Lucarduzzo nella simbologia. Allora, sono andato a scoprire che la pupa e Lucarduzzo altro non sono che identificati con la genitrice e il concepitore. Quindi il gallo è la fecondazione, no? E la donna è la pupa è praticamente la generazione della vita, la madre della vita. E quindi non lo sapevo, mi sono chiesto sempre e adesso abbiamo quindi saputo. Quindi sono in tema con la Pasqua, no? Con la Pasqua, perché la vita che rigenera. È il periodo in cui la vita si rigenera, esatto. Anche la morte di Cristo, la morte di Cristo, la risurrezione è vita che risorge. Sorge la vita nuova. La vita nuova. Va bene, allora oggi come già abbiamo anticipato anche le altre volte, domani è Pasqua domani e allora Pasqua. Noi dobbiamo preparare i due piatti per eccellenza, a parte il brodo, quello lo fanno tutti, vabbè. Però il piatto per eccellenza a Gallipoli per la Pasqua è il puspazzato. E in più faremo il dolce tipico natalizio delle famiglie un po' più facoltose di una volta, che è l'agnellino di pasta reale. Pasquale, non natalizio. Ho detto natalizio? Sì. Scusami, Ivana. Pasquale. Scusate telespettatori, ma quando si parla di getto tante volte escono anche delle sbroccolate, come diciamo noi in dialetto. Allora, va bene, adesso andiamo al solito nostro tavolo. Come avete visto, cari telespettatori, abbiamo cambiato anche location o luogo, perché l'altra volta eravamo a casa mia, adesso siamo di nuovo a casa di Ivana e quindi ci aspetta il solito tavolo. Adesso andiamo a preparare un spazzato. Allora, Ivana,
diamo inizio al piatto tipico pasquale, caete o spazzato. Prima lo spazzato, così mettiamo l'agnello a cuocere. Noi intanto poi quando facciamo l'agnello di pasta di mandorla, quello è pronto, quello già intanto pronto. Cuoce. Allora, ingredienti, agnello. Questo è agnello. Agnello, quindi. Poi questo è tutto un misto di verdure, cipolla, aglio, prezzemolo, sedano, carota, una foglia d'alloro. Una foglia d'alloro e quindi mettiamo, e queste sono un po' di odore di erbe seccate miste al sale, rosmarino, salvia, capito, sì, un po' di odore. Praticamente dovrebbe essere più o meno quello che quelle bustine che quelle che adesso vendono, quelle bustine con un misto. Poi man mano diremo gli altri ingredienti. Mettiamo un pochino di olio. Stavo dicendo, stiamo facendo un spazzato in casseruola, non quello al forno, attenzione, perché ci sono due versioni, no? Questo è quello in casseruola. Esatto. Poi mettiamo l'agnello. Bene, prendiamo il piatto. Le verdure che io ho già tritato, quindi l'alloro, le verdure che ho preparato già tritate in modo da guadagnare tempo. Ecco qua. E un pochino di questo. Polverina qui che è mista al sale. Sale con questo, salvia, allora, e un po' di noce moscata. Grattugiata con la grattugia piccola. La grattugia. Ne mettiamo un poco. Ecco fatto. Dà un bel sapore la noce moscata. Una spezia piuttosto intensa. Ecco qua. Bene. La noce moscata. Quindi questo adesso si può mettere. Questo si mette già sul fuoco, così come sta, perché deve rosolare praticamente. Io metto tutto insieme con le verdure, perché per non far bruciare l'olio, perché viene più leggero. Quindi adesso ci dobbiamo andare in cucina, la solita nostra cucina, per mettere l'agnello sul fuoco. E allora andiamo. Allora Ivana, andiamo a mettere sul fuoco questo agnello, in modo che si cuoce, in modo che si cuoce, mamma mia, certamente vengono dei dubbi. Allora adesso quindi deve rosolare un pochino, no? Dopo che rosola un pochino, forse conviene mettere al fornello più grande. Lo mettiamo al fornello all'inizio, sì, in modo che si avvampi un poco. Sì, al fornello più grosso, così cuoce prima. Allora, questo deve rosolare. Poi come quando si soffrigge. No? Quindi ha bisogno all'inizio di sigillarsi la carne, cioè no? Di formare uno strato esterno. Sì, e poi invece la cottura diventa più lenta. E poi quindi si mette un po' di vino bianco, così, e si fa rosolare. Magari poi si aggiunge un pochino di acqua e cuoce. E si fa cuocere. Intanto poi andiamo adesso a preparare lo sbattuto di uova. Le uova che poi verranno messe dentro. Dentro per fare lo spazzato, no? Quindi le uova. E allora adesso ritorniamo di là in modo da preparare. Ecco, quindi sta scaldando. Bisogna girarlo perché sennò poi si attacca la pentola. Ancora è presto, vabbè. Comunque torniamo di là. Adesso. Poi dopo magari vengo a girarlo ogni tanto. Metto il coperchio. Va bene, mettiamo il coperchio e ritorniamo di là, Ivana. Torniamo di là. Questi sono gli ingredienti per fare la frittata, la pasta di frittata da mettere poi sullo spazzato. Quindi le uova, un po' di pane grattugiato, formaggio, pepe, sale, buccia di limone. Allora, adesso quindi iniziamo a rompere le uova. Per la quantità di carne che abbiamo messo su bastano 3 uova, quindi erano quasi 400, circa 400 grammi di carne di agnello, di spezzatino di agnello, no? Con le ossa, che poi alla fine spazzato è lo spezzatino di agnello, no? Le ossa, ci devono essere anche le ossa in quella carne con l'osso, perché il gusto deve essere proprio da... Allora queste sono 3 uova. Le amalgamiamo, le mischiamo bene un pochino prima, poi mettiamo pan grattato, quindi anche qua a regola, no? Una cucchiaiata di pane, vediamo, proviamo adesso a vedere quanto
no? Poi magari semmai ci regoliamo, l'aggiungiamo. L'aggiungiamo formaggio. Formaggio, questo anche io uso il toscanello, quindi però 3 cucchiai. Si può mettere di anche il pecorino, si può mettere. Il pecorino, si può mettere il parmigiano, quindi esatto, ognuno mette. Ecco, adesso quindi si deve sbattere, tutti gli ingredienti si devono sbattere. Un pizzico di sale, come al solito, quello non manca mai. Tutto. Si mette anche nei dolci un pizzico di sale, sempre. E pepe. E pepe. Pepe, tutto, tutto a regola. Tutto a regola. Una brava massaia sa quando pepe mi mette di più e o di un meno. Po' di buccia di limone. Buccia di limone grattugiata. Mi raccomando, lavatelo bene prima il limone, prima di divertirlo. Perché il limone serve a togliere il gusto forte. Ulagno dell'agnello. Dell'agnello. Il gusto forte, non molto, perché sennò poi diventa amaro. Allora, qua abbiamo fatto. Ecco, togliamo un poco la rimanenza delle bucce di limone. E adesso iniziamo. Gli ingredienti sono finiti, no? Gli ingredienti, sì, questi sono gli ingredienti. Ecco. Adesso si va proprio come si fa la fritta. Non si mette la menta? Cioè, no, io non la metto. Non si mette. Cioè si potrebbe mettere un po' di prezzemolo, però il prezzemolo c'è già nell'impasto che abbiamo visto, cioè non nell'impasto, nel soffritto che abbiamo messo. Se ci regoliamo che è un pochino denso, si può aggiungere, allungare con un pochino di latte. Io lo metto perché il pane grattato è secco, quindi se adesso che lo lasciamo un pochino, conviene prepararlo un po' prima questo, perché così riposa. Così riposa, il pane rinviene, no? Assorbe un pochino di liquido e rinviene. Ecco, quindi questo è pronto. Esatto, noi ogni tanto dobbiamo andare a sorvegliare la carne perché si rischia di rosolarsi troppo. Quindi questo si può anche togliere. Ed è pronto, quindi questo qui lo lasciamo. Quando la carne è cotta, mettiamo... Adesso, che si mette? Si versa questo. La mettiamo dentro e si fa cuocere, quindi strapazzandola, no? Cioè verrà strapazzata. Esatto. E un altro, questa buccia di limone. E c'è invece chi lo fa in modo diverso, no? Dopo che è cotto, dopo che a metà cottura, mette il sugo dentro, no? Mette la salsa di pomodoro nella carne. E poi questa frittata qui la mette, la versa dentro. Quindi viene scolorato come il sugo. Lo fa ora a sodare, così girandolo, sempre strapazzato. Oppure lo versa in una teglia e lo fa al forno. E lo mette al forno. Ah, quindi la ricetta di base è sempre quella, solo sempre. Che invece di quindi farlo in casseruola si c'è fa. C'è chi lo fa col sugo, no? Cioè fa l'agnello col sugo e poi mette la frittata. Benissimo. No? E c'è chi invece lo fa in bianco sempre e poi o lo strappa, viene strapazzato oppure si messo in una teglia si mette al forno. Quindi si forma la crosticina, la crosticina di sopra, come al solito le cose. Ci sono diverse versioni, quindi ognuno lo fa. Spazzato all'ufuno e lo spazzato in ciabatella. Lo gradisce, quindi continuo a farlo come lo gradisce. Cioè nella tradizione della mia famiglia si faceva così. No, ma ho spazzato classico, io da sempre so che questo fatto in casseruola. Anche in casa tua so che se lo facevano, così. Decisamente sì. Abbiamo le stesse tradizioni. Allora, adesso abbiamo finito. Adesso noi dobbiamo aspettare che l'agnello si cuoce e poi metteremo la frittata. Benissimo. Io non so come si dice perché si cuocia. Ecco, è venuto. Allora, adesso noi iniziamo a fare l'agnello. Lo spazzato lo vedremo alla fine. Lo vedremo alla fine. Ecco, sì, questo volevo dire. Adesso deve cuocere, la carne deve cuocere. Adesso iniziamo con l'agnello adesso di pasta iniziamo reale. Iniziamo con l'agnello di pasta reale. L'agnello di pasta di mele. L'agnello di pasta di mele. Questa sono le mandorle, io mi sono portata avanti perché macinarle adesso sarebbe le mandorle macinate. C'è chi le porta dal pasticcere, se le fa macinare, io l'ho fatta col frullatore. E quindi è già con lo zucchero questo. Ah, già mischiato con lo zucchero. Praticamente le dosi che io uso sono su un chilo di mandorle ci metto 800 grammi di zucchero a velo, abbastanza dolce. Di zucchero a velo, perché così si scioglie più facilmente, se no resta il Ma volendo si può mettere lo zucchero normale. Lo zucchero normale. Volendo. Allora togliamo l'anello, Ivana, così se no poi facciamo come quella favola che nell'impastare uno perse l'anello della favola e non lo trovava più. Gli ingredienti, quindi la pasta di mandorle io la impasto con questo liquore qui che tipo strega. Uso questo perché la strega sarebbe troppo forte, troppo alcolica. Questo invece è un liquore un pochino che sa di strega comunque. Sì, ha il gusto della strega, però è un pochino meno alcolico. Ai nostri telespettatori non sapete, ma cara,
di strega, la vecchia marca del liquore, volevo fare una battuta. Si impasta. Allora, impastiamo. Deve essere un impasto duro? Sì. L'impasto proprio deve essere compatto, no? Compatto, bisogna che venga tutto compatto. E per esempio, adesso mi viene in mente, Ivana, la simbologia dell'agnello, no? L'agnello pasquale. Allora, intanto si parte già dal Vecchio Testamento. Abele era, no, chi era il pastore? Era Abele il pastore, no? Quindi sì. il gregge del suocero di Mosè, per esempio, era anche un pastore. Poi si passa al Nuovo Testamento, ancora al Vecchio Testamento, il profeta Isaia che dice come agnello portato al macello era nudo davanti ai suoi tosatori, no? È una famosa profezia riguardante Gesù del profeta Isaia, molti secoli prima dell'avvento del Messia. Poi la Pasqua ebraica, si mangiava l'agnello, si mangiava, no? E quindi vedete come l'agnello ritorni sempre sia nella religione cristiana sia al tempo degli ebrei, nella religione ebraica. Luigi, credo che bisognerebbe andare ad abbassare. Allora, tu continua a impastare, abbassa il fornello, e giro l'agnello. Giralo e metti un po' di... Di vino? Di vino, sì. Ecco, quindi questa è la pasta di mandorle che è impastata, si è impastata con un pochino. Allora, questa è la forma dell'agnello, quindi ce ne sono anche di diverse forme, diversi messi diversamente. Quindi questa è la forma, si fodera con un pochino di pellicola trasparente e quindi poi si prende la pasta di mandorle e si fodera. Ecco, si fodera in questo modo. Io l'ho girato. Ah, già è fatto. Io mi ero assentato, sì. Quindi già stai foderando l'agnellino. Stavamo parlando, no, della simbologia dell'agnello. Simbologia, esatto. Sì. Quindi metto un pochino di cosa per bagnarmi le mani, come abbiamo fatto per la... Sì, dopo Isaia praticamente si passa al Nuovo Testamento e dove dobbiamo ricordare anche la figura dell'agnello sempre nel tempo degli ebrei, quando l'agnello era la vittima sacrificale, no? Nei sacrifici, sì, che si offrivano a Dio. Invece poi con l'avvento del Cristo è diventato lui stesso vittima sacrificale e quindi è stato identificato il Cristo con l'agnello. Sì, quindi l'agnello. Anche perché Giovanni Battista, indicando chi doveva essere il Messia, ha detto ecco l'agnello di Dio. E quindi vedete come ricorre spesso, no, la simbologia dell'agnello sia nella religione ebraica e sia nella nostra religione cattolica. Ecco spiegato il motivo di tanti piatti con l'agnello, sia di dolci sia di salati, di perché l'agnello salati. È tipico un po' di tutte le religioni, le popolazioni. Noi italiane soprattutto, cioè non è solo nostro, perché da noi la carne dell'agnello era una carne tipica, no? Certo. Perché si allevavano gli agnelli, non c'era la tradizione di allevare animali grossi. Certo. Allora, poi adesso facciamo il ripieno, no? Ah, ecco, adesso dobbiamo fare Mettiamo il ripieno, quindi dobbiamo riempire. E io uso mettere questo qui, questa è marmellata di arance. Ognuno lo può farcire come vuole l'agnello, è ovvio. Ognuno lo può farcire come vuole. Io uso questa farcitura, marmellata d'arance. Poi i biscotti sbriciolati, ma sono savoiardi? Tipo savoiardi? Sì, no, sono savoiardi, sbriciolati e imbevuti di Marsala e San Marzano mischiato. Marsala e San Marzano. San Marsala serve a smorzare pure sempre la forte alcolicità del San Marzano, no? San Marzano. È molto alcolico il San Marzano e... Bisogna che diventi bello amalgamato questo biscotto. Sì, questo lo sbriciolo, quindi si sbriciola deve essere a livello imbevuto, di... sì. Sì.
non solo poi si mangia questo, ma anche in Boti, no? È un piatto tipicamente pasquale, anche se ormai hanno preso piede durante tutto l'anno, però prima si mangiava anche in Boti. Quindi ne mettiamo un pochino di questo. Poi cioccolato, pezzettini di fondente. Cioccolato fondente, anche al latte, dico, ognuno come. Ripetiamo, sempre a gusto personale. O di cioccolato, c'è chi mette anche le noccioline, le mandorle. Sì, sì, sì. E poi la faldacchiera, che adesso vi faccio vedere come. Ah, la famosa faldacchiera. Come si prepara. Allora, attacchiamo il fornellino qua, così la facciamo. Ah. Ci siamo organizzati anche col fornellino portatile, senza riandare in cucina di nuovo a creare un via vai. Allora, benissimo. Fornellino qua elettrico, così possiamo fare. Allora, si fa uno, ne facciamo con un tuorlo solo. Ah, ecco, giusto per far vedere com'è. Anche perché basta, no? Per un, come per, sì, per questo basta. Con un nuovo salamento. Solo un tuorlo. Togliamo l'albume, mettiamo un tuorlo, poi mettiamo un cucchiaio di zucchero. Il cucchiaio è quello qua, Ivana. Su un tuorlo si mette un cucchiaio di zucchero. Di formaggio, adesso metto con questo. No, non è di formaggio, Ivana. Sì, sì, ho preso il formaggio. Va bene. Quindi un cucchiaio di zucchero. E si mischia. Come quando si fa l'uovo sbattuto, ne metti un altro poco. Si sbatte, così si lavora. Che bel colore giallo. Ecco. Mi piace lavorare un tuorlo solo. Sì, è un po' difficile, è la padella un po' più grossa per un uovo, dovrebbe essere una padellina più piccola, però va bene uguale. Però di più non ce ne serve, dico, per infatti, metterla per questo, dentro, sì, non ci serve. Sì, sì. Decisamente. Lavoriamo un pochino e poi mettiamo lo zabaglione. Noi lo chiamiamo faldacchiera, ma è lo zabaglione. È zabaglione praticamente, quindi questo mettiamo è marsala e San Marzano. Più o meno un cucchiaio di marsala e San Marzano mischiato insieme. Bene. Questo si dovrebbe fare a bagnomaria. Esatto. Sarebbe l'ideale, però a bagnomaria ci vuole molto tempo. Non possiamo praticamente. E quindi lo facciamo. L'importante è stare a girare. Continuamente. Continuamente. Per quale motivo? Che non deve, che non deve si raggrumarsi. Si attacca. Si attacca. Ecco. No, si attacca. Si attacca. Sono delle sciccherie, queste sono di una bontà infinita, questi dolci. È vero che sono molto dolci perché, no, però per chi è goloso come me, tu lo sai benissimo, questo è il massimo. Però non ti piace proprio a te. A me questo non piace proprio. E purtroppo, Ivana, l'altra volta non ho mangiato per le pupe di Carducci. Non mangi manco oggi. Ma neanche oggi, perché? Perché non posso mangiare? Va? Perché questo domani non lo è Pasqua, siamo ancora in piena quaresima, anche oggi che è sabato siamo in piena quaresima e quindi non posso contravvenire ai precetti della Chiesa, no, a mangiare carne. Non è un precetto della Chiesa, sono delle scelte personali. Volontariamente. Io volontariamente per tutta la settimana santa non ho mangiato carne e allora tanto meno la mangerò il sabato santo. Quindi lo spazzato purtroppo non lo posso mangiare. Lo mangio domani e ci muffare, va. Bisogna fare anche lì tanto dei sacrifici. E domani poi esploderà la Pasqua e mangeremo di tutto e di più. Inizieremo con il colesterolo, con i trigliceridi e tutto il resto. Crai pescatino. Tra l'altro, qua noi facciamo, noi tu prepari il brodo alla Santè per il giorno di Pasqua. È un brodo di carne normale, solo che nel mesh del brodo si mette il finocchio bollito, no? Nel brodo. L'uovo sodo tagliato fine, tagliato a pezzettini e in più si mettono le polpettine cotte nel brodo. Vedete che questo comincia a rassodarsi un pochino, sì. a formarsi una crema. Sta uscendo anche il fumo, quindi proprio diventa proprio come una crema. Come una crema, sì, lo zabaglione come una crema. Quindi stavo dicendo, quel brodo alla Santè che abbiamo detto adesso, vi assicuro che è una delizia.
Io non aspetto altro qua a casa Pisanello, sia il Natale che la Pasqua, per fare quel brodo. E io dico, voi mangia solo questo, ma alla fine... E poi ne mangi tutto il resto. Mangi tutto il resto. Bella. Vedete, guardate, adesso penso che pensato. Più o meno ci siamo, sì, adesso esatto, siamo. Adesso ci siamo. Allora, adesso questo verrà versato qua dentro. L'ho messo là dentro, sì. Ma si dovrebbe raffreddare questo. Vabbè, lasciamolo raffreddare. E cosa possiamo... Aspetta. Possiamo, che so... uno, guarda. Che vuoi fare, Ivana? Ecco, ah, lo mettiamo questo in una tela in modo... Perché ecco, la pentola è calda, la pentola è calda, allora questo... Vabbè, perché se si mette caldo so perché succede. E là dentro, dico, metterlo caldo là dentro non è il caso. Non conviene, non è il caso. Beh, vabbè, poi questo dopo, no, lo tengo io, no? Questo dopo, guarda Ivana, col dito io questo qua me lo leccherò perché non avete idea cos'è una faldacchiera. Cioè, penso che chi lo fa sa cosa significa, ma il sapore di questa faldacchiera è qualcosa di eccezionale. Andiamo almeno di intiepidirla. Un'altra cosa che si mangia, no? Almeno nelle famiglie povere, una volta a Pasqua si mangiava la capuzza d'auno per chi non poteva permettersi di mangiare, no? Appunto, sì, perché ma gli stessi imbuti, no? Sono Teoricamente dovevano essere le scarti l'interiore, la parte povera, no? Dell'agnello che mangiavano i contadini, no? I contadini vendevano l'agnello e le frattaglie le mangiavano loro, no? Beati loro. Abbiamo visto poi come gli imbuti siano una delle prelibatezze dell'Italia meridionale, soprattutto adesso costano lo stesso prezzo dell'agnello. No? Ecco, quindi questo si è raffreddato un pochino, si mette la faldacchiera. Aspetta, che vediamo come si mette questa faldacchiera col cucchiaio di legno e si copre tutto in modo poiché. No, stavo dicendo che ti ricordi Ivana, io non so te, ma a Gallipoli Vecchio, ma penso anche fuori qua nella città nuova, e gli agnellini legati al di fuori delle macellerie, te li ricordi? Vivi legati era, con le era gambe, era uno strazio e poi si venivano macellati, sì, proprio dietro, no, dietro dietro la macelleria, proprio venivano al macellati al Sacro Cuore, che c'erano tutte le macellerie lì vicino, sì. C'erano i vari trianni, no? Sì, che si sgozzavano nel retro bottega praticamente, si macellavano, sì, là. Io faccio si macellavano e poverini. Poverini questi agnelli. Ecco. Si sentivano i belati degli agnelli disperati, agnelli, con un coltello in gola, li tagliavano, li sgozzavano, li mettevano ad appendere per far cadere tutto il sangue e poi li macellavano. Allora, poverini. Adesso si prende. Vedi quante cose. Facciamo presente ai nostri telespettatori quante cose, quante tradizioni ricordiamo, soprattutto perché non è che noi ci arroghiamo di sapere qualcosa. Le nostre tradizioni sono i nostri ricordi poi alla fine. Le persone, no? Della nostra età più o meno, esatto, ricordano. Se le, no? Ricordano queste cose. Ecco. Adesso si copre. Poi noi, tu oltre all'agnellino che fai anche un po'. Diciamo delle, come si possono creare dei tortini, sì, diciamo a chi forma non di tortino, non ha la forma dell'agnellino può fare con lo stesso ripieno, esatto, tu l'hai fatto già, lo mostreremo poi alla fine, ricordiamoci, sì, proprio per chi non ha la forma dell'agnello, chi non vuole può prendere un piatto qualunque, un piatto, una coppetta, una cosa, foderarlo con la pellicola e poi costruisce tipo torta proprio, no? E poi lo riempie, no? Fa sempre lo stesso ripieno. Certo. Adesso noi stiamo mettendo la pasta di mandorle e stiamo coprendo soprattutto il ripieno con la pasta di mandorle. E adesso ci sarà l'altra metà della forma che verrà messa su. No, questo è tutto qua così. Ah, tu lo fai saltato, lo fai? Questa è la forma, non è. No, perché ci sono quelli seduti. Ci sono, no? Altre forme. Questo, sì, io credevo che fosse. Questa invece è la forma dell'agnello sdraiato. Diciamo. C'era il vassoio qua. Eccolo, c'è il vassoio qua. Ecco. Aspetta che puliamo un pochino. Puliamo un poco. Ma io credo che fosse quello con la testa sollevata, Ivana, no, con questo... le zampette, credo. No, vabbè, ma tanto quindi è uguale. Si mette qua, facciamo sì. Così. Bene. Ma questa è una forma di gesso? Ecco, questa è una forma questa di è una forma gesso. Di gesso. Sì.
Adesso bisogna guarnirlo praticamente. Vabbè, rifinirlo vederlo, e guarnirlo. A vederlo così sembra... Non sembra niente. Sembra più che altro una pecora nuda, sembra. Pecora nuda. Ma adesso dobbiamo fare la lana, no? Sì, la lana della lana. Prima di tutto dobbiamo togliere la parte in eccesso, no? Di... Sì. Ecco, la stiamo rifinendo praticamente. Allora, se la vuoi dare a me, questa non mi scala. Io forse questa la mangio, la mangio. Perché è buonissima, sì. Stiamo rifinendo, come ben vedete, l'agnello. Stiamo... Togliamo, ecco, la parte che è sbordata fuori, la uniformiamo, no? Quella che abbiamo tolto, adesso i contorni li definiamo meglio. Questo, ecco, è l'agnello, adesso facciamo la lana, no? Ah, bellissimo. La lana, perché poi diventa... Se no... La lana, no? Quindi... Prendiamo un po' di questa pasta e la ammorbidiamo un pochino, perché sennò... Con che cosa la ammorbidiamo? Sempre, va? Con un pochino di strega. La ammorbidiamo un pochino, sennò si fa fatica. Che poi dovrà essere messa nella... Quindi adesso facciamo questa. Nella siringa, no? Sì, no, la faccio col beccuccio solamente, perché con la siringa è troppo faticoso. Parla invece col beccuccio, ecco, è abbastanza morbida, è diventata più morbida, sì. Allora, con questo beccuccio, allora, avevo preso il chicco di caffè. Ah, sempre il solito chicco di caffè per l'occhio, ecco. Insomma. Ecco, e poi con quello, con questo qui, questo beccuccio, cominciamo a fare la lana. Vabbè, adesso stai partendo da dietro, però intanto, ecco. Faccio qua sopra. Sì. Bene. Adesso dovremmo fare praticamente tutta. Quindi la... lasciamo un pochino, qualche chiazza vuota, che la facciamo poi di cioccolato. Ah, di cioccolato. Come se fosse un agnello sporco. No? Sporco. E ci sono gli agnelli, no, che hanno la lana. Già, è vero. Non ci avevo pensato. Io ho pensato subito all'agnello che è sporco, alla sporcizia del manto. No, invece no. La lana mezza marrone. Sì, sì, chiazzata. Chiazzata, no? Nera. Tanto si sente l'agnello, Ivana, che sta cuocendo un profumo. Questo è spazzato. Adesso dobbiamo coprire un po' la visuale, perché bisogna farlo anche davanti. Ecco. Stanotte a mezzanotte scapoleranno le campane, ci sarà la risurrezione. Quindi si andrà all'ove stanotte, Ivana, eh? Tu vai all'ove? Sono anni andavo, che non ci vai. Andavo quando ero giovane. Pure io. E ci siamo tanto divertiti, no? Vabbè, anche tutte le comitive si divertono. Adesso vanno, al posto nostro vanno gli altri, vanno i ragazzi di vanno oggi. I ragazzi, no? Di oggi, dalla coda dell'ove. No? Con le stornellate spontanee che nascevano, per esempio, con Pare Pice si qua fuori, che si è chiamato dello Signore. Non ti girare dell'adulato che Gesù Cristo è risuscitato, no? Cioè, e dacci retta, se no poi te la faremo pagare bonariamente, chiaramente, no? Non ne diciamo manco ci chiove, ci non ne dai una cocchia dove. Si raccoglievano le uova per la Pasquetta, no? Per la Pasquetta, certo. Si bollivano per la Pasquetta. No, la tradizione era mangiare la Pasquetta le uova. Le uova bollite. Ecco. Sì, sì, io mi ricordo un pascone proprio con le uova bollite, io lo ricordo. Si andava alla... Penso che tanta gente, sia quella del centro storico, sia della città, no? Andavano alla masseria vicino alle fontanelle, ti ricordi? Io so che tu ci andavi anche là. Non mi ricordo di chi era, però c'era un mare di galline. Alla Cice. Sì, forse sì. Non era masseria, era una signora, la moglie di un pescatore che aveva quella casetta lì. Quella casetta, esatto. Però c'era un mare di galline, ricordo. Abitava sotto casa mia in via Venezia, quella signora. Ah.
E si andava là a fare la Pasquetta, io ho un po' di foto storiche. Sì, anche noi andavamo là perché foto. Era proprio vicino casa. Esatto, anche perché dico non si disponevano dei mezzi, no? Non si disponeva dei mezzi che si hanno adesso, non c'erano le scooter, qualcuno aveva la macchina, e allora si andava nei posti vicini praticamente. Se no si andava agli Monti di Sabbia, no? Terena. Dopo Lido, alle dune di Sabbia, prima che venisse dune. Bonificato tutto praticamente. No, cioè era questo. Già fatto? È prima sicuro che è stata fatta negli anni 30 la bonifica di quella. Prima zona, che sì. Costruissero le case. Le case. Lì di fronte al Lido, no? Era già pieno di dune. Sì, sì, infatti c'erano le pinete, c'erano là vicino, noi andavamo sempre a giocare a pallone dove c'è attualmente l'Hotel Cristina, c'erano dei campi di pallone, c'erano. Anche qua sulla Pineta, qua in via Pascoli, in via Goldoni dove abito io, era tutto Pinete, mi ricordo. Allora si andava là a fare la Pasquetta. Certo, si andava gente. Oppure dietro agli stabilimenti, no? Alle pentume lisce. Alle pentume lisce, sì. O alle casce, come diciamo voi. Insomma, vedi? Stavo dicendo, no? Te l'ove, appunto, ritornandomo all'ove. Quando non rispondevano poi eravamo tremendi, no? Quando qualcuno faceva finta di non sentire. Qua adesso mettiamo un po'. Decastimavano i morti praticamente ai cristiani, no? Noi siamo tutti amici tuoi e non lo diciamo. Allora adesso facciamo un pochino cacao. Col cacao. Un po' di pasta con il cacao. Facciamo qua perché ormai cosa c'è. Ah, ecco, quello è la rimanenza di liquore. Un po' di cacao in polvere. Ah, ecco, adesso si amalgama con il cacao in polvere. Ah, ecco, quindi con quello poi si fa la stessa cosa che abbiamo fatto adesso. Volendo si può fare più scuro, no Ivana? Mi sembra un po' chiaro. Infatti ne ho messo un poco poi. Di liquore strega. Ecco, adesso è quasi pronto anche questo. Adesso un po' di questo verrà messo in questa specie di beccuccio. Ecco qui, sì. Vabbè, il primo uscirà un poco bianco, un poco nero, però. Ecco. Adesso. Insomma, dai. Sì. Allora, riempiamo gli spazi vuoti. Lasciati vuoti da là. Anche qua il disegno può essere fatto a piacere, a no? A piacere, certo. Tipo a chiazzo. No? L'inventiva di chi lo fa. Sono sempre le chiazze sugli animali, non è che sono regolari, no? No, infatti le mucche non sono regolari, non sono simmetriche, sono asimmetriche, quindi uno le fa come meglio crede. È già buono, è già bello l'agnello, guarda. Abbiamo però, aperto tutto, sì. Sì, vabbè, se vuoi mettere qualcun altro, no, qua dall'altra parte, ecco, da dietro, sul dorso un pochino, dobbiamo coprirlo tutto, no? Sì. Anche se ogni tanto qualche agnello spannato lo troviamo. Noi proprio non li vogliamo fare spannato. No, parlo degli agnelli veri, quelli là, gli agnellini. Noi invece non li facciamo spannati. Guarda, c'è un vuoto qua, Ivana, guarda, di marrone, vedi? Sì, mettilo là. E poi dopo lo metteremo a favore delle camere. Ecco. Allora. Facciamo qualche macchia, se non era. L'ho lasciato qua, coperto, facciamo qualche altra macchia, quello qua. La parte posteriore sul sedere praticamente. Ebbene, ecco fatto qua. Allora, una volta terminato, io tolgo questo perché devi asciugarti. Dovrei lavarmi. Allora, adesso ci fermiamo adesso un attimo. Ci fermiamo un attimo e andiamo a lavare le mani. Così dopo continueremo con questa ricetta e con lo spazzato. Aspetta che lo giro. Aspetta, così, giriamolo certo, così Emanuele lo potrà vedere. No, dobbiamo completarlo, perché certo, dobbiamo certo. Fare un pochino di decorazione. Di decorazione, sì. Quindi abbiamo finito di fare il mantello, diciamo, dell'agnello. Adesso vedo questa pasta di mandorla verde. Poi questa possiamo fare un pochino, non so, un prato verde, no? Sì. Mettere qua. Ah, ecco, come se fosse un prato. Cespuglio di verde, no? Sì.
Questa l'avevo già preparata prima, colorata, no? Ci sono i coloranti. Ci sono i coloranti per dolci. Per dolci. Sì, li usa sempre te, mia figlia, e tua sorella, li usano sempre. Anche chi fa queste cose sa cosa sono i coloranti per dolci. Sono delle fialette con delle essenze colorate. Facciamo quindi prima. Sono commestibili, commestibili, no? Certo. Ecco, questo è un prato, per esempio. Magari si può fare anche chi ha più fantasia farlo meglio. Vabbè, ma tu non sei un artista, Ivana, è questo il discorso. C'è chi è artista, artista per fare queste cose. Tu sei brava a cucinare. Qua, mettiamo magari, no? Degli ovetti qua. Degli ovetti. Mettiamo qua. Sempre per mantenerci nella tradizione pasquale, gli ovetti, no? Qualche fiorellino. Ecco qua. Questi già si comprano già belli e pronti. Belli pronti. Mettiamo anche quello rosa, che è bellissimo, quel fiorellino rosa. Sì, sì, sono bellissimi, guarda. Sono proprio belli. Uno, ecco, uno rosa, uno qua e uno qua. Guarda, io. Ecco, benissimo. Ecco, vedi? Poi per completare, allora prendiamo un po' di colorante rosso. Ah, ecco. E vediamo di colorare la bocca. Ah, ecco. No, di fare un pochino la segno della bocca qua. Queste sono le fialette che dicevamo, le vedete? Ecco. Il rosso con un pennellino. Quindi che altro possiamo? E quindi da ultimo la classica bandierina. È finito l'agnello? Ah, è finito. È finito. Abbiamo fatto l'agnello, guardate. Vedete? È bellissimo. Semplice da fare, non è che poi sia molto complicato. Se si ha la allora, forma non è. Noi avevamo detto che Ivana aveva preparato. Chi non ha la forma può fare. Noi avevamo parlato di un tortino che tu avevi fatto con lo stesso sistema. Ivana, tieni. Mostriamolo a favore delle camere. Questo è fatto con lo stesso sistema dell'agnello. Lo stesso sistema. Quindi si prende una coppetta, un piatto, una cosa qualunque, si mette un po' di pellicola trasparente, si riveste, no? Si fa uno strato. Si riveste tutto, poi si fa il ripieno e si ricopre. E poi si decora come vuole, a gusto proprio. E questo qui l'abbiamo fatto facendo un prato con i fiorellini, come se fosse un prato con i fiorellini. Guardate, bellissimo. Sempre allora, colorando la pasta di mandorla con il giallo, con l'arancio, con quelle fialette. Bellissimo. E si fa. Questo è l'agnello di pasta reale, l'agnello di pasta reale. Poi di queste ci sono diverse forme, come dicevi tu, quelle in piedi. Quelle in piedi, sì, ci sono sedute così, e così sdraiate. Questo è l'agnellino sdraiato. La stessa cosa delle pupe, ci sono quelle corcate e quelle invece che sono con la canna. Ho questa forma, dico, no. Ci sono quelle più grandi, più piccole. Ma l'importante è aver dato l'idea, Ivana, di quello che è, come si fa l'agnello, perché poi la forma è relativa, in quello che vogliamo sapere. Va bene, adesso noi abbiamo finito queste dolci di pasta di mandorla. E adesso dobbiamo completare. Vediamo se l'agnello è cotto. Vediamo se l'agnello è cotto, completiamo. Completiamo. Allora, dobbiamo riandare in cucina. In cucina. Bene. Ivana, vediamo se è pronto l'agnello. Passo davanti. Dovrebbe essere cotto. Eccolo. Quindi l'agnello è cotto. Io ho messo il vino prima. È cotto. Si vede. Ecco. Quindi bene, messo il vino e quindi adesso che si deve fare? Si deve versare tutta quell'impasto di frittata. Quindi questo impasto di frittata che avevamo fatto lo versiamo sopra. Ivana, tu sai quanto io impazzisco letteralmente per lo spazzato. Ma devi resistere fino a domani. Ma io purtroppo devo resistere, perché sennò io lo mangerei tutto adesso. Ecco. Adesso bisogna che questo tutto questo impasto di frittata si amalgami. Eccolo qua. Quindi questo viene amalgamato e man mano si addensa, no? Sì, si deve rassodare come quando si fa l'uovo padella strapazzato, esatto. Vedete, già sta iniziando a rassodarsi. Anche questo è un piatto abbastanza semplice, bisogna coprirlo e girarlo. Lo copriamo un pochino così si rassoda. No, io volevo adesso che siamo a conclusione di puntata, Ivana, volevo il nostro editore Luciano Sebaste ha pensato bene di farti un omaggio di un orologio. Ah, che bello. Con il nostro marchio di Teleonda. Grazie, che bello. Oltre al nostro pubblico, queste trasmissioni che, ripeto, continueranno anche dopo la Quaresima, perché noi proporremmo un piatto tradizionale
possibilmente Gallipolino in ogni puntata, quindi al nostro appuntamento però per il sabato. Però magari ogni tanto facciamo anche qualche cosa. Sì, qualche variante possiamo farla, qualche noi non siamo razzisti. No, assolutamente. Dobbiamo aprirci quindi, anche all'Italia. Ricordando che questo ciclo di trasmissioni proseguirà anche dopo il periodo quaresimale. E questo è l'orologio ufficiale della nostra televisione, Teleonda. Che bello, grazie. E Luciano, Luciano fa omaggio a Ivana. Stavo dicendo, ecco, non avevo finito il discorso, non solo ai nostri telespettatori è piaciuto, ma il programma è talmente piaciuto al nostro editore che ha pensato bene di farti questo omaggio. Grazie. Volevo dire solo questo. Guardiamo allora, qui. Adesso lo mettiamo da parte, adesso ritorniamo qua per vedere che lo spazzato si sta amalgamando. Ecco, si sta rassodando. Ivana, ma io non posso assaggiare solamente l'uovo? Perché la carne se va stai bene. Facendo il sacrificio di fare quaresimo, devi fare fino in fondo. Non c'è verso, non c'è verso di corromperla. Quindi si è rassodato, quindi è pronto. È pronto? Lo spazzato è pronto, perché è pronto. Questo adesso, se si lascia sul fornello caldo... Allora non mettere il coperchio, Ivana, chiudiamo la puntata con la visione di questo se squisito. Si lascia col fornello caldo comunque esatto, questo si rassoda ancora di più sì. Questo è il nostro pasticcio, diciamo, di agnello che mangerai domani, che io mangerò domani, ahimè non lo posso mangiare adesso. Allora niente, quindi lo chiediamo, abbiamo finito anche questa puntata e facciamo gli auguri a tutti i telespettatori. Intanto dobbiamo no? fare gli auguri ai nostri telespettatori di buona Pasqua e so anche che hanno seguito abbastanza interessati tutto il ciclo della Quaresima che abbiamo proposto, non solo, ma abbiamo proposto anche le dirette dell'Urnia, della Madonna, abbiamo della Desolata, siamo andati in giro per i sepolcri, quindi abbiamo dato un servizio veramente importante, soprattutto alle persone che non possono seguire queste. Io prima di chiudere vorrei dire una cosa. Prego. All'inizio, nella prima puntata, vi abbiamo parlato del sacrificio, cioè dell'astinenza. Dell'astinenza che abbiamo fatto, no? Che dovevamo fare, chi si sentiva di farla. Però l'astinenza non ha nessun significato se rimane lì nella nostra, perché astenerci, magari non mangiare la carne, però ci siamo mangiato il pesce, ci siamo mangiato il formaggio o qualche altra pasticceria. Cosa. L'astinenza ha un significato vero. O aveva almeno un significato. No, ha un significato vero adesso, anche oggi, adesso. Nei nostri giorni, se quello al quale noi abbiamo rinunciato viene offerto in beneficenza o comunque rispettivo. Quindi, in denaro anche il corrispettivo in denaro viene offerto in beneficenza, ognuno ha le sue persone a quale rivolgere questa beneficenza. Ricordiamo le Caritas, ricordiamo quello che è successo qualche giorno fa in Abruzzo. Chiaro, quindi cerchiamo di essere di essere buoni con gli altri, solidari con gli altri. E con questo messaggio, perché veramente questo è il vero poi messaggio della Pasqua, il messaggio essenziale, essere uniti, amarci, volerci bene come Gesù ci ha insegnato, noi che siamo credenti. Quindi la sottolineiamo proprio è la prima cosa del cristiano, no? E noi vorremmo essere solidari anche con le persone che hanno avuto questa tragedia dell'Abruzzo, che siamo molto vicini alle popolazioni, ognuno di noi darà il suo contributo come meglio crede e ci dobbiamo sentire proprio obbligati a dare il nostro contributo. Bene, dopo aver fatto questa... Facciamo gli auguri a tutti i telespettatori. Noi auguriamo buona Pasqua. Una buona Pasqua, serena soprattutto. Serena soprattutto, e mi raccomando, non nello spreco, perché siamo in un momento di crisi, che sia anche la Pasqua sobria. Sobria. Ecco. Allora, cari telespettatori delle Onda, arrivederci a sabato prossimo e inizieremo con altre ricette della nostra tradizione culinaria gallipolina. Arrivederci a tutti.